Buongiorno a tutti, sono Rosanna Pesce, fondatrice della DG Art e ideatrice di Videoguida LIS. Ringrazio il presidente della società Grotte di Castellana e tutto il consiglio di amministrazione per l'opportunità datami di partecipare a questo evento e per la sensibilità dimostrata verso il tema dell'accessibilità ai luoghi di cultura. Da oltre 10 anni ci dedichiamo a realizzare progetti che abbiano a che fare con la valorizzazione dei beni culturali e con l'accessibilità ai musei. In particolare abbiamo sviluppato questa piattaforma Videoguida LIS dedicata all'accessibilità ai luoghi di cultura per i sordi. La Videoguida LIS è stata pensata proprio tenendo in considerazione il fatto che la LIS deve essere considerata una lingua ufficiale a tutti gli effetti. E come l'inglese, come il francese, come qualunque altra lingua, noi abbiamo ideato questa piattaforma proprio partendo da questo presupposto e deve essere considerata come un ausilio, ai sordi per la loro visita nei musei. La Videoguida LIS, oltre ad essere un'app, è una piattaforma nazionale sul web che ha al suo interno altre strutture museali e luoghi di cultura che si sono dotati di questo supporto. E questo è un ausilio, uno strumento utile sia per quei sordi che non possono in un determinato momento visitare questi luoghi, ma tramite il proprio dispositivo hanno la possibilità di accedervi, ma anche per quelle comitive di sordi che si spostano volentieri da un punto all'altro dell'Italia e magari visitando Grotte di Castellana potranno notare sulla piattaforma che anche siti come la Reggia di Caserta sono dotati dello stesso strumento e quindi possono essere invogliati ad andare a visitare anche quei luoghi. La piattaforma è un valido strumento anche nell'ambito della didattica scolastica, in quanto appunto può essere utile per far conoscere a distanza agli utenti sordi, agli alunni sordi, questi luoghi, ma è anche dotato della possibilità di effettuare eventi in streaming in LIS e può essere utilizzata tranquillamente per approfondimenti personali da parte appunto dei sordi. In questo momento mi trovo nella sede della DG Art dove stiamo lavorando alla parte informatica per la videoguida sulle grotte di Castellana che sarà pronta a breve. Un caro saluto a tutti e un saluto ai sordi presenti in sala.